significato un po' particolare oggi, proprio per il momento anche, cioè chiusura del mercato, gruppo, tra virgolette, un po' modificato questo tuo gol. Se è una dedica speciale, perché l'altra volta mi avevi detto a tutti quelli che, insomma, credevano in Manuel Pasquale anche quando non ci credeva nessuno. Beh, continuo a dedicarlo a loro, anche se secondo me quell'esultanza è stato un abbraccio da parte di tutta la squadra al proprio pubblico, perché anche in una giornata un po' particolare come oggi, dove non siamo riusciti a esprimere soprattutto il primo tempo, e poi il secondo tempo la squadra è venuta fuori un calcio spettacolare che il pubblico di Firenze è abituato a vedere. Quindi è stato secondo me un abbraccio da parte della squadra a tutti i tifosi che ci hanno supportato fino all'ultimo. Ti chiedo una cosa particolare prima di entrare sulla gara. Oggi è venuto Diego Della Valle, che tu sai, voi avete sempre un rapporto, un filo diretto con Andrea, però tu con Diego ti ricorderai quando dopo la finale di Coppa Italia ha detto: io non avrei mai fatto alzare la Coppa al mio capitano e ha fatto il tuo nome. Ti chiedo che impatto ha avuto oggi anche nel gruppo, insomma, quello che è anche l'azionista di maggioranza, cioè non è una persona a casa Diego. Beh, quando viene Diego Della Valle è sempre, insomma, sempre piacere, anche perché mi sembra che a livello statistico siamo messi molto bene, a livello veramente di vittorie. No, ci fa piacere perché comunque ci fa sentire che tutti sono vicini a questa squadra e qualsiasi sia il momento, sia che le cose vadano bene come sta succedendo adesso, sia quando le cose andavano male qualche anno fa. Sono sempre presenti e ci fa piacere che vengano. Speriamo che continui a venire spesso. Ha detto una cosa oggi Diego Della Valle, dice: ho trovato un gruppo di gente attaccata alla maglia. Questo mi sembra un concetto importante, cioè nel senso che si è chiuso il mercato di gennaio, chi c'è adesso sembra quasi un gruppo più compatto, più sereno, più voglioso di portare a termine una stagione magari da azzannare con una vittoria, è così? Sì, sono stati aggiunti dei ragazzi, dei giocatori importanti, abbiamo perso qualcuno di veramente importante, però e siamo felici per lui, perché comunque è andato a giocare in una grandissima squadra. Abbiamo inserito Alberto, Salah, Rosi, Diamanti, insomma, sono tutti giocatori di grande qualità, di grande temperamento che ci possono far comunque fare il salto in qualità. Manu, l'impressione è che una partita del genere un mese o 2 mesi fa la Fiorentina non l'avrebbe vinta, invece oggi 2 volte ha saputo rispondere agli avversari. Cosa è cambiato e se questa settimana può essere la svolta, vista anche la vittoria di Roma? Beh, siamo squadra, abbiamo giocato la squadra e ci siamo presi una vittoria da grande squadra. Come ti ho detto prima, abbiamo fatto un grandissimo calcio il primo tempo, poi il secondo tempo siamo riusciti a venire fuori cambiando anche leggermente modulo e siamo riusciti a ridare entusiasmo attorno a questa squadra. Abbiamo fatto molto bene e ci siamo presi veramente con i denti questa vittoria. Senti, da oggi in poi mancano 8 partite al rinnovo automatico del contratto. Ti chiedo se hai avuto la possibilità di parlare con la proprietà per un rinnovo non legato alle presenze. Beh, quelle non le conto, non le guardo nemmeno, perché dopo le parole di Andrea Della Valle di qualche settimana fa, rifiutando il mio trasferimento, penso si sia chiuso qualsiasi problema legato a questo. Se non verrà tramite le presenze, spero avvenga tramite un contratto normale, però non mi pongo nemmeno il problema, perché nel momento in cui la società e la proprietà dichiara si fa per vincere il proprio capitano, penso, non ci siamo, cioè, penso che i problemi vadano a zero.